obiettivo è stato quello di gradualmente far convergere le quattro scuole precedenti in una sola, cioè gli indirizzi si trovano riflessi adesso nella nostra scuola attraverso i quattro rappresentanti di giunta, tra cui il direttore che sono io, e cercano ovviamente di confrontarsi e di mettere uno dinanzi all'altro le specificità e gli aspetti comuni per cercare di arrivare a una politica appunto comune. La scuola è attualmente organizzata in tanti corsi quanto era la somma dei precedenti, vale a dire 34. Alcuni hanno un'impostazione più tradizionale, nel senso che sono centrati sul nostro Ateneo, altri intrattengono rapporti di collaborazione nei termini di convenzione o di consorzio con altri Atenei italiani e stranieri. La scuola ha quest'anno ottenuto un numero di richieste di accesso in crescita rispetto agli anni scorsi, quindi sotto questo aspetto i corsi risultano attrattivi. C'è una quota non trascurabile di candidati che proviene da Atenei stranieri, possono essere stranieri o italiani che hanno conseguito il diploma fuori. Abbiamo sentito proprio stamattina la testimonianza di una studentessa, ex studentessa, ora dottoressa di ricerca, il cui dottorato in chimica in quel caso era requisito fondamentale non per un accesso all'università ma per l'accesso a una realtà imprenditoriale del nostro territorio. Un'azienda qui della provincia di Cuneo metteva tra i requisiti per la possibilità di ottenere quel posto a tempo indeterminato il possesso del titolo di dottore di ricerca. Quindi noi che in Italia riusciamo ad assorbire in Ateneo dal 10 al 15% dei dottori di ricerca, dobbiamo pensare proprio a promuovere questa figura presso il restante 85-90%, cioè presso quella realtà extra accademica che deve e può beneficiare di queste grandi risorse.